e benvenuti in questissimo vlogmas. Perché quando registro non mi mette a fuoco? Ok, ora sono a fuoco, vero? Sì. Allora, stavo dicendo, benvenuti in questo bellissimo vlogmas. Questo è il terzo, mi sembra. Se vedete con le mani gialle, non sono un mostro, ma è perché ho utilizzato tipo un sapone disinfettante tipo betadine per lavare, sciacquare la ferita del mio cavallo e mi ha macchiato le mani di giallo perché era giallo il coso. Non so perché, sinceramente, però me l'ha macchiate un po', quindi rimarranno così. Le ho lavate 20 volte e non esce. La prossima volta ci sto un po' più attenta. Comunque, volevo dirvi una cosa. Allora, il video di oggi sarà uno study vlog o uno study with me, non so come lo chiamerò, perché oggi non devo proprio studiare, ma devo fare i compiti e anche dei riassunti così, però non ho nulla da, oddio, da studiare così tanto. Ah, forse latino ho da studiare un po', perché non lo studio da inizio anno e capisco che comunque dopo, se magari torniamo a scuola, è un po' complicata la cosa perché non so assolutamente niente e è evito che magari accumulare le cose. Diciamo, mi faccio tutta una tirata con tutti gli argomenti che abbiamo fatto e nulla, non fate come me ovviamente, perché cioè nel senso è meglio fare piano piano che tutta una tirata. Però ok, ho acceso il mio abat-jour così che sono un po' più comoda. Tolgo questa roba qua. Non inizierò però da latino perché non ho la minima voglia di farlo. Fatemi vedere che altri compiti ho. Ho compiti di inglese e di storia. Io direi che faccio prima quelli di storia, che devo riassumere tipo qualcosa. Non mi ricordo cosa dovevo riassumere, però adesso ve lo dico subito, eh. Quanto mi dà fastidio perché usano Drive, solamente che Drive ogni tanto, dopo un po' di tempo che carichi le cose, non me le fa vedere più. Non so però adesso che articolo dobbiamo posare, quindi vado a chiedere sul gruppo. Ok, adesso chiedo ai miei compagni, nel mentre c'ho il computer che non so che cavolo è successo. Adesso provo proprio a spegnerlo e riaccenderlo perché è tutto nero. Probabilmente purello perché lo sto utilizzando davvero tantissimo troppo. Per esempio oggi ho editato, per farvi capire, due video, quindi lo spengo e lo riaccendo magari. Ok, l'articolo è questo. Adesso devo riassumerlo appunto. E io non sopporto questa cosa perché allora no. Io ragazzi non sopporto la didattica a distanza perché io sono del parere, perché a me tutti i giorni mi fa male la testa. Cioè è una cosa assurda. Io non posso stare 20 ore al giorno sul computer o sul cellulare perché tanto danno tutti i compiti sul computer. Stiamo tutti quanti sul computer e basta. E ragazzi io più di tanto non resisto, cioè la mia testa si sta spaccando a metà per esempio adesso. Ma non per niente, ma proprio perché, cioè, io ci sto tanto tempo davanti al cellulare e al computer, però comunque con intervalli, eccetera, fate 5 ore tirate davanti a un computer, capite che comunque c'è un limite, c'è a tutto, non è che posso farmi tutto un anno così. Anche perché poi, non contenti, danno anche i compiti sul computer e tutto, che li devi consegnare, li devi fare su Word e quello e l'altro. Finisce che io sul computer ci sto realmente una cosa come 8 ore al giorno. Cioè, non mi pare proprio possibile. Anche di più di 8, perché 5 per andare a scuola. Minimo 10 ore al giorno tra computer e cellulare. Cioè, ragazzi, io capitemi, ma dopo un po' la testa mia. E niente, raga, appunto, fatemi fare il riassunto e vi faccio vedere come viene dopo. Ok, ragazzi, allora. Ok, che non mette mai a fuoco. Non so perché, ok. Questo è il mio riassunto, cioè ho scritto letteralmente due righette, ma perché non c'era tanto da dire. Ho letto l'articolo e l'ho riassunto così. Comunque mi fa anche abbastanza schifo, però vabbè, sti gran cavoli. Ora chiudo tutto, adesso devo mettermi a fare latino. Comunque probabilmente vi dovrò vloggare anche un altro giorno perché credo che oggi sia, diciamo, non devo fare tantissime cose, quindi comunque il video sarebbe cortissimo, quindi magari vi registro oggi e anche altri giorni in cui ho da studiare anche cose tipo storia, così, che devo fare gli schemi. Adesso latino, innanzitutto faccio gli esercizi, poi vedo se me la cavicchio con gli esercizi perché comunque stiamo facendo, diciamo, le cose da un po' di tempo, quindi alla fine io ho anche meccanizzato, anche se non ho studiato molte cose, cioè nel senso ormai le so molte cose. Faccio esercizi e vedo dove, in che punto ho difficoltà. Nei punti in cui ho difficoltà poi me li segno e alla fine degli esercizi me li studio tutti quanti.
Ok raga, allora, io ho appena finito di fare latino, alla fine con gli esercizi mi sono trovata benissimo. Oddio, ho le guance rosatine, sono super carine, per caso l'ho detto, ma perché mi sono vista adesso nella telecamera e ho le guancette tutte rosate, probabilmente perché sono stata al freddo, perché ero andata in maneggio e poi sono entrata in casa che era caldo, quindi probabilmente per quello. Adesso ultima cosa che ho da fare per oggi è inglese. Adesso mi metto però a guardare dei video mentre lo faccio perché tanto ormai non c'è, perché tanto di inglese mi sta abbastanza facile. E nulla, ci vediamo un altro giorno in cui vi continuo il vlog, però vi faccio vedere io che faccio gli schemi, eccetera, che è probabilmente molto più interessante rispetto a che io che parlo. Ok ragazzi, siamo in un altro giorno e oggi appunto devo studiare storia. Non devo studiare, devo fare gli schemi, quindi vi porto con me. Non la devo studiare perché vi spiego, a me già mi ha interrogato di storia e io non è che studio tutte le volte, cioè se so che mi ha interrogato e non mi reinterrogherà, è ovvio che non mi metto a studiare 5 ore solo di storia, preferisco fare le altre materie, però comunque io, per non accumulare troppe cose, comunque io evidenzio, faccio gli schemi, faccio i riassunti e tutto quanto. L'unica cosa che non faccio è ripetere il tutto, che è proprio quando, diciamo, devo studiare bene, bene, bene. Ripeto tutta la roba che ho fatto, tutti i miei schemi, tutti, eccetera. Cosa che però ora non farò, appunto perché come vi ho detto mi ha già interrogato, quindi studierò appunto quando finisce il giro. Stamattina avevamo un'ora di ginnastica in cui stavano guardando un film e nel mentre io ho deciso di avvantaggiarmi, ho iniziato a, diciamo, sottolineare il libro. Prima però che vi faccio vedere come faccio gli schemi e tutto quanto, vi volevo dire che questi sono gli appunti che ho preso e avevo registrato in quel giorno delle clip spiegandovi come prendevo i miei appunti, quindi ve le lascio ora. Raga, allora sono in lezione e vi faccio vedere come prendo gli appunti. È lezione di storia. Io utilizzo un block notes e adesso vado perché sennò mi perdo i pezzi. E semplicemente una matita perché vado più veloce scrivendo con la matita. Poi, dalla morte di Alessandro Magno comincia la cosiddetta età ellenistica. Dipendendo dalla materia o dalla prof, scrivo, cioè sono volte che faccio anche i titoli tutti quanti elaborati direttamente sul quaderno, però per esempio quella di storia magari spiega un po' più velocemente, preferisco, e di storia, diciamo, a volte perdo i pezzi, quindi preferisco fare così, vado più veloce e non mi perdo i pezzi. L'età oscura, quella che abbiamo chiamato definito medioevo ellenico. Alfabetica, cosa significa? Che è una scrittura per la quale ad ogni segno corrisponde un suono e soprattutto utilizza, qui anche i poemi omerici cominciano ad essere messi per iscritto, giusto? Ok, allora avete visto come ho preso appunto questi appunti qua? Avete visto appunto come ho preso questi appunti? Ok, a parte il mio italiano che è veramente discutibile. Chi mi conosce sa che io utilizzo per evidenziare nei libri solo gli evidenziatori pastello, perché non sopporto tipo quelli, diciamo, fluo. Non so perché, però proprio non mi danno urto, non so, mi danno un senso di, cioè non mi fanno concentrare molto bene. Quindi utilizzo per esempio il colore di storia rosa e utilizzo il rosa pastello, quelli là della Stabilo, ok? E non evidenzio tutto. Solamente le cose fondamentali. Io ho evidenziato solamente queste due pagine perché non ha finito di spiegare l'argomento e quindi nulla. Adesso praticamente devo ricopiare gli appunti e niente, praticamente copierò solo gli appunti visto che dal libro ci sono le stesse identiche cose scritte, alcuni termini un po' diversi, però diciamo bene o male siamo sempre lì. Però comunque me lo tengo vicino così che magari ogni tanto vi do un'occhiata per vedere anche se ci sono dei termini più specifici rispetto a quelli che ha usato la prof. Ok, raga, io ho finito di fare il riassunto barra schema e come al solito non sono messa a fuoco perché mi scordo di mettere a fuoco prima di registrare. Ok, sono messa a fuoco. Vi faccio vedere lo schema barra riassunto, non so come lo devo chiamare, mi fa schifo, quindi ve lo anticipo. Questo è lo schema in questione. Fa veramente schifo, scusatemi. Allora, qui ho sbagliato a scrivere, volevo scrivere armi e invece dopo ho scritto armi e non so perché l'ho fatto. Dopo ho voluto mettere armamenti così a caso, insomma, così si dice così. Il titolo non mi fa impazzire, però vabbè. Poi tutto il resto anche non è che mi fa impazzire troppo.
Però vabbè, sti gran cavoli. Io vi chiudo il vlog qua perché adesso faccio il resto dei compiti scritti che ho da fare. Però non ve lo registro perché già vi avevo registrato una parte che era stata la prima parte del video in cui facevo i compiti scritti. Quindi non credo vogliate vedere altri compiti scritti. Non so se si è capito. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video. E vi ricordo che i video escono tutti i giorni dall'1 al 25 dicembre alle 18, a parte la domenica. E nulla, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul canale. Ciao!